Ciao a tutti ragazzi, qui è FortuGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi esploreremo la nuova season di Fortnite e alla fine del video vi darò la mia opinione. Fatemi intanto sapere la vostra nei commenti, ma soprattutto iscrivetevi. Andiamo in game. Sì, il Battle Pass lo acquistiamo subito. Ma proprio così, diretti. Bella per Eevee e per 5 Battle Stars. Ho ottenuto tutta sta roba, non so neanche perché, ma accetto. Quanta roba è? Basta! Veloce reaction, bruttina, la stessa, però bella. Bella Eevee, non la skin, cioè bella lei. Insipida, insipida uguale. Insipida, però ci ha provato di più. C'ha il stile, ma sei comunque insipida. Ce n'era una in season 4 più carina. Non mi piace. Stesso discorso di prima, questa non mi piace. E te sei un figo e come al solito completerò il pass battaglia solo per te. Vabbù, solo no build e andiamo. Prima partita, come potete vedere, sono livello 1. Allora, la mia prima partita al Tilted. Noto che ci sono quei due cantieri che hanno aperto, probabilmente in sostituzione ai palazzi distrutti, che è un peccato che ci siano in realtà perché sono i miei primi palazzi. Però non fa nulla ragazzi. Mi è riuscito veramente a colpire? Ti devi calmare, broderigno. Vabbè, prima kill nella season 3 di Fortnite. Ah, il DMR? Carino il DMR. Oddio, c'è un tipo. Proverò a colpirlo, che dite? Ci provo? Di noscope forse. Oddio, ci sono riuscito. Vabbè, ma è un bot, credo. Però è carino il DMR, sapete? Quasi quasi lo mantengo, perché a distanza è molto figo. Ok, è un segno del destino. Ci è stato dato anche raro. Quindi va bene, proviamolo. Lì c'è un tipo. Mamma mia, il DMR, raga, fa veramente paura. Solo che bisogna tener conto della caduta dei proiettili. Quasi come se fosse un fucile di precisione per certi aspetti. Però molto bello. Lo voglio provare meglio, ma mi incuriosisce veramente tanto. Questo cos'è? Hammer Assault Rifle? Ma questo non ho idea di come spari. Stare qui all'aperto con un tizio che mi sta guardastorto lì forse non è la bella cosa. Infatti. Vabbè, come spara? Accettabile, dite? C'è un bel modo di ricaricare. Molto simpatico. Ci proviamo? 82? 82? Dai! Fatti vedere, broderigno. Ma oddio, tra l'altro in questa stagione hanno lasciato il combat SMG. Non so neanche se l'hanno nerfato. Io l'avrei elevato, devo essere sincero, perché secondo me è un'arma troppo OP. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti, ma io l'avrei elevata. Detto proprio onestamente. Tra l'altro una cosa che ho notato è che intorno a questi alberi c'è una quantità di cure non trascurabile. Proviamo il nuovo fucile a pompa? Ma sì, ha solo 2 colpi. Ah no, 8? Ah, fa sta cosa strana. Oddio, potrebbe essere interessante, sapete? Hanno cambiato il rumore del level up, ma sono impazziti. Wow, sembra una canzoncina sto coso. Ma che è? Wow, ma sta roba è folle. Ti dà un botto di oggetti, ma resterà tutta la season? Mi farebbe molto strano. Ah, c'è un tipo. Vabbè, va via. Infatti sta cosa non l'ho mica capita. Perché il fucile a pompa non mi sparava di continuo? Questa la devo comprendere meglio. Oh oh, fightano di fronte? Famo così. Ecco, grazie. Carino sto fucile a pompa. Cioè, questo assalto, eh. Però devo capirlo meglio, c'è un tizio col DMR. Ok. Devo sperare che non mi prenda in realtà, eh. Muoviti, camionetta, grazie. Comunque, non so perché, ma ci sono intere zone con una quantità di oggetti e di cure che fan paura. Non me la spiego sta cosa, devo comprenderla meglio. Essendo la mia prima partita, sono piuttosto confuso, lo ammetto. A me, devo essere sincero ragazzi, sembra un'arma perfetta nel momento in cui puoi costruire. Non so se è adatta a una modalità come la nostra, nella quale non possiamo costruire, sarò molto sincero. Questo aveva quest'arma leggendaria, fantastico. Eh sì raga, faccio il cambio, mi prendo quella al colpo singolo, mi sento molto più a mio agio. C'è un tizio che mi ha inseguito, meglio che mi sta inseguendo. Io l'aspetterò con tanta pazienza su questo piano. Mica rompe, no, eh. Bella. Mi è piaciuta, dai, è andata bene. Ok, ci tocca cambiare zona, ragazzi. Non saprei neanche come scendere velocemente, a dirla tutta. Ma c'è un tizio là. Ma in che senso, scusi? Averci un tizio qua sotto non è per nulla una bella cosa. È anche bello incazzato. Ok, è andato. Perfetto, manca l'ultimo. Andiamo. Ti prego, non spararmi col fucile di precisione. Credo che mi tocchi solo farmi il giro senza farmi sbeccare. Userò la safe, non è un problema. Non è un problema, sono sopravvissuto per miracolo.
Bravo, GG, è stato molto bravo. 19 kill, fra! E questo è un tizio piuttosto interessante da fightare. Ok, direi di esplorare una zona nuova, per quanto faccia male al mio cuoricino, non ributtarci nella solita zona a pinnacoli. E vediamo, qui troviamo delle cure e una chest. Mi serve un'arma, ti prego, in fretta. DMR, ok? C'è un tizio là. E vabbè, è sceso. Posso fullarmi, credo che lo farò, ragazzi, perché sono piuttosto circondato e con un DMR posso fightare sulla distanza. C'è un tizio che mi ha letteralmente sparato un colpo alle spalle. Entra, ciao. Lì ci sono delle splash che a breve diventeranno mie. Neanche un bellissimo assalto. Bella. Però c'è molta gente in giro. Il tizio mi è salito in testa. Mamma mia, questo DMR, siete tutti belli incazzati. Forse non abbastanza? Ciao. Magari devo colpire da meglio, che dite? Ok, sono vivo. No, però questo tizio ha la corona. Deve scomparire, ok. Che figa sta zona, Greasy Grove l'hanno rifatta completamente da capo. Lo apprezzo, mi piace. Ok. Quel tizio è fatto bello male. Ma non lo vedo. Non lo vedo. Non so su cosa sono saltato. Sta fuggendo? No. Questo tizio si sta affacciando. A posto, questo è andato. E manca l'altro però. Ma è riuscito veramente a killarmi? Ma non ci credo. È il tizio di prima. Che vergogna. Vabbè, io ci riprovo. Un tizio che potrebbe starmi tranquillamente sopra con una cesta. E c'è, infatti. Vabbè, poverino. Diciamo che la prossima volta gli va meglio. Quanta roba aveva sto tipo? Si è fatto pure una pozza piccola. La potevi evitare la pozza piccola. Ah, fame. Ok, mi è andata bene. Se la situazione si fa troppo difficile da gestire, io faccio semplicemente una cosa. Utilizzo la mia carissima Rift e me ne vado. Spara! Non ci credo. Vabbè. No, devo levarmi questo fucile a pompa, ragazzi. Devo necessariamente levarmelo, ok. Allora, shield keg. Questo potrebbe essere una stupidata lasciarlo indietro, ma preferisco di nuova. Andiamo in safe. Andiamo verso Tilted, va. Mamma mia, cosa ho fatto? Non ci credo. Questa è una kill rubatissima, per esempio. Dopo questa devo solo scappare, perché il karma sta venendo a chiamare, sicuro. Muori! Grazie. Devo sempre ricordarmi che io non ho il fucile a poppa che penso di avere. Ne ho un altro. Questo è in safe, vero? Ok. Mi stai prendendo in giro? È una presa in giro questa cosa. Vabbè. Tizio che ci sta mirando. Mi fa piacere. Io ora come me ne vado? Non riesco a ricaricare perché c'è troppa roba a terra. Vabbè, devo scappare. Ciao. Ci riuscirò? Apparentemente sì. Non devo fermarmi. Ok, sono vivo. La safe è da lui, quindi spero non si muova. Sparalo. Vabbè, raga, sono morto. Vabbè, GG. Che cavolo, però ce l'ho sempre tutti addosso io. Purple Earth Queen, che non sa neanche dov'è di casa con 3 kill. 3 ne ho fatti nei primi 30 secondi io. E sono venuto qui in questa zona nuova che avevo visto nel trailer per provare qualcosina, anche perché mi mancavano in realtà queste strutture qui. E boh, non lo so, vediamo un po' che riusciamo a trovare. Tra l'altro sta pure la musica qua. Vabbè, io tanto ci ho disattivato il copyright, quindi vado sciallo, però carino. Shield keg, quanto mi siete mancati. Palle, non so come vi chiamavate prima, non lo so tuttora, però io vi ho sempre chiamato palle. Era molto divertente chiamarvi palle. Vabbè, let's go. Hanno la benzina? No, hanno la batteria, che noia. Wow, ma si muovono velocissimo. Figata, e non credo si scarichi la batteria su ste zone. Ho la vaga impressione di no, figo. Ok, tra l'altro hanno fatto bene a fare in modo che avessero un'autonomia, perché prima la gente, se vi ricordate, anche nelle competitive ne abusava totalmente. Era una costante un po' abusata, è così.
Ma dai. Ma fra, non ti devo mollare un secondo, credimi. Vabbè, bella per te, ti poteva andare meglio, può pure peggio. Non so quanta vita abbia, ma sicuramente meno di me. Infatti, ok. Gnam, gentilissimo. Ah, aveva bella roba. Bravo, 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 grazie di avermela passata tutta. Assalto, vabbè, avevamo lo stesso. Mi spiace solo per lo spray medico, però preferisco il Barrett per fare degli assalti più carini. Anche se sono un po' situazionali. No, vabbè, comunque alla fine col Barrett tu puoi entrare all'interno, che ne so, delle stanze come un criminale. Però non so, non mi interessa tanto perché credo che sarò all'aperto per la maggior parte del tempo. Vabbè, ti è andata un po' malaccio anche a te, signorino mio. No, però c'è un tipo. No, devo rientrare sulla terraferma immediatamente. Mannaggia. GG, peccato. Allora, l'ultima ce la facciamo a Tilted, perché vorrei provare ad arrivare in endgame. E la gestione con Tilted è sicuramente migliore delle altre. Quindi, insomma, bella per Pinnacoli e andiamo. Sceso, vabbè, l'ha fatto apposta, lo stavo a menà. Ok, cosa ci dà? Un bel fucile a pompa. Vabbè, bello, è un parolone però. Un fucile a pompa, bello per il combat invece. Niente cesto. Prendi una barca? Vai, vai, prendi la barca. Prendi la barca, vai. Ah, alle spalle, non ci credo. Fortuna che ero full. Che so, subivo danno, magari. Basta. Ma che c'avete tutti contro di me stamattina? State male, raga. Basta. Per oggi va bene, ciao. Per oggi, ragazzi, abbiamo esplorato abbastanza questa season. A me piace, sembra quella scorsa, ma con delle aggiunte che servono per rinfrescarla un po'. Quindi per me è un bel voto. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto e soprattutto iscrivetevi al canale. Noi boys ci becchiamo alla prossima. Ciao!